Ciao ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi sono a Verbier, ero insieme a Davide Palazzari, però ha tagliato il copertone, quindi mi faccio una bella discesa in questa rossa. Sono in cima agli impianti in Svizzera, Verbier, e guardate un po' che piste che abbiamo qua. Super esposta, abbiamo un po' di queste curvette con la sponda e tantissimi tantissimi salti, non proprio semplicissimi, però molto divertenti. Qualche step down così. Quello l'ho sbagliato anche prima. Dopo tutta questa serie di curve arriviamo a questa jump line quasi tutta dritta. E guardate che vista che abbiamo qua. Sinceramente non so cosa sia quel monte lì, come si chiami. Però è davvero fighissimo, c'è un ghiacciaio molto molto grande e la vista è davvero pazzesca. Continuiamo per questo trail, la terra è fighissima. C'è una curva dopo l'altra, questo anticipo col gradinone dopo. Wow, la vista quasi distoglie la concentrazione del sentiero. Wow, non potete capire che terreno che c'è, è davvero davvero perfetto. Attraversiamo la strada, un altro tratto abbastanza stretto, con qualche pietra. Che bello! Stop. Si ripetono salti grossi a salti un po' piccolini, quindi è un po' strano per quello, però è molto molto divertente. Che figata!
Adesso abbiamo un'altra rossa piena di salti. Che bello. Tutto molto flow. E qui parte la pista della gara di Verbier, che io non ho mai fatto. È stata XS campionato svizzero parecchie volte. E ci diamo un'occhiata insieme, dai. Piccolo rock garden all'inizio, un po' di sponde molto fighe. Salto. Errore. Wow, il terreno è morbidissimo qua, devono averla appena lavorata e si infossa un po' il davanti. Un po' più veloce adesso. Le linee non sono proprio corrette, però non l'ho mai presa, non l'ho mai fatta seriamente, quindi va bene così. Altro errore. Purtroppo non avendola mai fatta neanche a piedi, non ho idea di dove passare con certezza. Però dai, è molto divertente, piena di sponde, salti e pezzi tecnici tra la pietra e radici. Che spettacolo! Up climb. Sorry. No worries. Ciao ciao. Ciao ciao. Quel pezzo in salita. Thank you.
lì in alto non era per niente facile e soprattutto senza averla mai vista a piedi qua, ho sbagliato completamente linea, però è una pista che mi piacerebbe un sacco fare bene e fare magari a piedi e riuscire a conoscerla bene, perché sembra molto molto divertente. Poi ci sono queste sfondone qua fighissime e questi switchback e poi qualche salto a tirarla su bene. L'arrivo della pista e spero che il video vi sia piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale per vedere altri video così. Uscirà anche il video di questa piccola road trip insieme a Davide Palazzari, quindi non perdetela. Ciao.